Avvocato Gosso, di rientro da Roma con delle novità. Novità politiche e giuridiche per quanto riguarda la legge Severino che interessa il nostro governatore Vincenzo De Luca. La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso di De Luca in riferimento all'applicazione della legge Severino, alla sua sospensione dalla carica di presidente della Giunta regionale della Campania, a seguito del provvedimento del presidente Renzi di sospensione appunto dalla carica del governatore. Questa decisione per noi era scontata, perché l'azione del De Luca è stata solo strumentale per non perdere lo scranno di Palazzo Santa Lucia. Ma come noi sempre diciamo, esiste un giudice a Berlino. Quindi abbiamo avuto giustizia, la Corte Costituzionale ha respinto il suo ricorso. A questo punto quali scenari si aprono? Contrariamente a quanto ho letto su alcuni quotidiani locali, non è assolutamente vero che si tratti di una decisione della Consulta inutile. Anzi, vi sono degli aspetti gravissimi che a nostro avviso già allo Stato impediscono a De Luca di presiedere la Giunta regionale della Campania. Secondo il nostro avviso, lui non può essere governatore. Lui allo Stato è abusivo. Ma v'è di più, da una verifica proprio di questi giorni esiste anche un problema di incompatibilità in capo al De Luca. L'incompatibilità gli impedisce di essere governatore perché? Perché in base a una normativa statale, a una normativa della Regione Campania, anche al presidente della Giunta regionale si applica l'ipotesi, che è valida per gli amministratori delle province e dei comuni, della cosiddetta incompatibilità per lite pendente. È evidente, come voi sapete, che De Luca nell'instaurare la lite nei confronti del presidente Renzi l'ha instaurata anche nei confronti della Regione Campania, che all'udienza del 22 luglio 2015, quando il Tribunale di Napoli dette la sospensiva della sospensiva del decreto Renzi, la Regione Campania, appunto dicevo, si è costituita in giudizio. Quindi esiste una lite pendente perché la Regione Campania è parte del giudizio instaurato da De Luca e quindi esiste un conflitto di interessi, l'incompatibilità per lite pendente. Allo Stato, secondo il nostro avviso, De Luca è incompatibile a ricoprire la carica di presidente della Giunta regionale della Campania. Un'altra incompatibilità, una nomina effettuata il 5 agosto 2016. Il caso è ancora più singolare, d'altronde oggi non ci meravigliamo più delle singolarità che attengono la vicenda ormai ultraventennale di De Luca come politico. Questa incompatibilità è ancora più grave perché? Perché uno dei difensori della Regione Campania, nel giudizio instaurato appunto dal De Luca, l'avvocato Almerina Bove, in concomitanza di queste udienze del luglio 2015 è stata nominata dallo stesso De Luca vice capo di gabinetto del presidente della giunta regionale. È evidente che il conflitto di interessi è macroscopico. Siamo in una situazione davvero al limite della costituzionalità, anzi incostituzionale per violazione dell'articolo 122, per violazione delle leggi statali in materia di incompatibilità e per violazione anche delle leggi regionali che estendono questa incompatibilità al presidente De Luca. Noi come gruppo Rousseau, come cittadini attivisti del gruppo Rousseau di Salerno, abbiamo chiesto in data odierna al presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio di convocare immediatamente il Consiglio regionale per attivare tutte le procedure di legge
e si badi con estrema urgenza perché il governatore è giuridicamente incompatibile. Vediamo che cosa farà il presidente del Consiglio regionale, che nel passato già ha posto in essere degli atti che abbiamo contestato dinanzi alle sedi giudiziarie, come ad esempio la ben nota sconvocazione della prima seduta del Consiglio regionale, non so se ricordate, nell'imminenza della prima seduta del Consiglio regionale Renzi adottò il provvedimento di sospensione. La Presidente del Consiglio regionale D'Amelio, per evitare che fosse portato il decreto Renzi in aula consiliare, dinanzi chiaramente ai consiglieri regionali che avrebbero dovuto prendere atto, ha adottato un provvedimento di sconvocazione di quella prima seduta del Consiglio regionale, in palese violazione di tutte le norme, sia in capo alle sue competenze, sia da un punto di vista del diritto della regione Campania. Quindi noi attenderemo qualche giorno, ma già dalla prossima settimana, nel caso in cui non venga indetto il Consiglio regionale per stabilire la causa di incompatibilità su De Luca, agiremo in tutte le sedi che il nostro ordinamento ci consente di adire. Quindi, avvocato, gli effetti invece della Corte Costituzionale su questa vicenda? Gli effetti della Corte Costituzionale sono anch'essi gravissimi per la posizione del De Luca. A nostro avviso, con la decisione della Consulta viene meno il provvedimento del Tribunale Civile di Napoli che aveva concesso la sospensiva a De Luca, quindi sospendendo il decreto Renzi, perché questa sospensiva, questo provvedimento del Tribunale di Napoli era basato esclusivamente sulla questione di costituzionalità. Per noi oggi è venuta meno ex tunc, quindi con effetti retroattivi, la pronuncia cautelare del Tribunale di Napoli. Che cosa succede oggi? Che il provvedimento di Renzi, di sospensione di De Luca, rivive in tutta la sua efficacia e quindi oggi, da questo punto di vista, De Luca è ancora sospeso. Non ci risulta, lo abbiamo detto anche al Presidente del Consiglio regionale nella nostra diffida, che Renzi dal 5 ottobre ad oggi abbia adottato la revoca del suo provvedimento di sospensione di De Luca. Quindi oggi De Luca, anche per questo aspetto, non può sedere sugli scranni della Giunta regionale della Campania.